abbiamo reti gerarchiche perché ragioniamo sempre in termini di grossi impianti, grosse centrali. Dobbiamo smettere di pensare in termini di grossi impianti, dobbiamo cominciare a pensare in termini di impianti distribuiti, e quindi anche le reti di distribuzione non sono più reti gerarchiche ma devono essere reti magliate, così come è successo con internet, per cui da qualunque posto io attacco un computer e posso inserire dei dati che mi ritrovo dall'altra parte dell'Italia o del pianeta, la stessa cosa deve succedere per l'energia elettrica. La rete deve essere magliata e io a qualunque punto della mia magliatura devo avere la possibilità di poter inserire delle fonti rinnovabili, delle piccole cogenerazioni, dei piccoli impianti e quant'altro. Infine, l'altro punto fondamentale, forse ancora prematuro per un sistema basato ancora sul prezzo dell'energia rapportato all'uso che se ne fa, bisogna cominciare a pensare di tassare e pagare e correlare il prezzo dell'energia non la quantità che si usa ma la quantità che si spreca. In un certo senso quello che i tecnici e i fisici chiamano tassare l'entropia, cioè quello che si butta via, quello che si spreca, quello che non utilizziamo. Questi sono dettagli delle slide che aveva fatto vedere Carlo Monguzzi. Questi sono dati del Politecnico di Milano, del rapporto ERG, che fa vedere che è possibile con un costo limitato a 5 miliardi, di 5 miliardi di euro, recuperare qualcosa come 82.000 gigawattora, cioè il 20% dell'energia. Tenete presente che l'Italia ha firmato un protocollo e ha aderito a un protocollo di riduzione dei consumi al 2020 del 20%, della riduzione della la produzione di energie rinnovabili del 17% e della riduzione delle emissioni di CO2 del 13%. Ora, se noi mettiamo in fila da qui al 2020 il 20% di riduzione di consumi, il 17% di produzione di fonti rinnovabili, cioè, alla fine scopriamo che abbiamo fatto i conti, abbiamo rifatto il bilancio energetico basandoci sulle previsioni che ha fatto Terna ha fatto delle previsioni e ha stimato che al 2020 in Italia serviranno 340 terawattora, quindi 340.000 gigawattora. Se noi appunto cominciamo a togliere il 20% di risparmio energetico, 17% di fonti rinnovabili, eccetera, scopriamo che alla fine è inutile che ci mettiamo e ci imbarchiamo in avventure come quelle del nucleare, che come abbiamo visto ci portano non si sa bene quanti posti di lavoro fissi, e sicuramente avranno migliaia, forse qualche decina di migliaia di posti di lavoro durante le costruzioni, ma alla fine poi quando vanno esercizi i posti di lavoro sono molto pochi. Questa è l'ultima e riassume un po' quanto noi spendiamo per l'energia. Nel 2008 l'Italia, i cittadini italiani hanno speso 4 miliardi di euro di carbone, 96 miliardi di prodotti petroliferi, 34 miliardi di gas naturale e 50 miliardi di euro in energia elettrica. In totale 184 miliardi di euro che sono stati spesi per l'energia. Di questi scopriamo che un terzo, circa 56 miliardi, sono serviti per comprare combustibili dall'estero. In confronto a questo fatto abbiamo visto che investendo 5 miliardi di euro in efficienza energetica da quel 2020, possiamo ridurre l'approvvigionamento energetico di ben 10 miliardi. Questo intendo dire quando dobbiamo confrontare quanto ci costa risparmiare e quanto ci costa produrre nuova energia. Abbiamo sentito tesi che sono abbastanza diverse tra di loro, ovviamente il professore chiedeva di poter ribattere a sua volta qualche dato che è stato presentato. Secondo me il metodo migliore per dare anche al professore la possibilità di ribattere è fare domande e iniziare il dibattito, in modo che attraverso il dibattito... Sì, l'importante è che però diamo spazio anche alle domande, perché altrimenti poi diventa... Infatti. Non lo facciamo diventare un po' di risposta, perché... Grazie.
l'ora è tarda, rischiamo di non... Io ho parlato per cento di notte a questo punto. Io ho tagliato metà della mia presentazione, mi era stato detto hai un'ora di tempo a disposizione. Io per correttezza non la confronti, ho tagliato a metà la mia presentazione. Allora, per quanto riguarda l'intervento precedente, hanno continuato a dire che loro citano delle fonti attendibili. Io sono un po', cioè, non è che voglio, anch'io ho citato delle fonti attendibili. Ecco, cioè, volevo solo dire questo, no? Siccome ho sentito. Il 2008 era l'anno scorso, quindi sì, ecco. A proposito poi della Merkel che sta facendo queste grandi cose, quindi forse potrebbe essere bene imitarla, c'è qui un rapporto dei tedeschi che dice che semplicemente per incentivare le commesse del fotovoltaico messe in ordine entro il 2009, la Germania pagherà 77 miliardi di euro fino al 2025. Queste non sono chiacchiere, sono scritte qui. Quindi, come è stato fatto, questo è uscito ieri mattina. Per cui, come è stato fatto per il fotovoltaico, sicuramente, questo è uscito due giorni fa. No, prima ha detto che effettivamente non è vero, cioè io ho detto che in base alla legge che c'è oggi che incentiva le paleoliche, io ho trovato anche la gente sul treno che mi cercava, dice ma c'è un pezzo di terra dove posso mettere una paleolica? Ma erano quelli che le vendevano, quindi vuol dire che c'è, perché se tu metti una paleolica io per 20 anni ti darò tot soldi, quei soldi da dove li prendono? Cioè, se non vanno in bolletta andranno sulle nostre casse da qualche parte, è questo che volevo chiarire. Tanto ad esempio questo. L'altra cosa che volevo precisare è la Caorso è la storia italiana, no? La tipica storia italiana, solo perché c'è stato l'incidente di Chernobyl e in Italia, perché questa sera è voluto fare un incontro più che tecnico, un incontro essenzialmente politico, e io non sono un politico. Se capito, e non faccio politica, non ho nessun problema, non è mica una vergogna non essere un politico, non è vergogna. Io non faccio politica. Caorso aveva funzionato per 2 anni, si stava fermando per la prima manutenzione, nessun politico ha avuto il coraggio di rimettere in moto. Caorso poteva produrre energia ancora fino ad oggi e fino ancora per 5-10 anni, come stanno facendo tutte le centrali del mondo di seconda generazione. E adesso ci dobbiamo, certo che dobbiamo pagare lo smantellamento, ma se Caorso avesse prodotto l'energia per cui era stata costruita, oggi quei soldi li avremmo da parte. Ecco, questa è un'altra cosa. E anche l'uranio avremo da parte. L'uranio, vi dico, ecco, grazie per il suggerimento. Prego. E l'ultima cosa che mi volevo dire, bruciare le testate non è colpa di chi ha fatto il nucleare. Le testate le ha prodotte qualcuno che vuole fare la guerra, ma non quelli che fanno il nucleare. Quella è una minima parte che si può usare, perché per noi è un'opportunità che viene offerta all'umanità per smantellare, per bruciare quella roba, non perché abbiamo bisogno di quella quantità di uranio, quindi è un discorso diverso. Poi per quanto riguarda i depositi, non so, cioè finora la cosa è andata, ognuno mette giù i suoi dati, dando credibilità alla gente, ho visto però, cioè, guarda questo, guarda quello, cioè, voglio dire, il fatto che ci sono gli elementi di combustibile, quando escono dal reattore, prima di andare in deposito, devono essere affrettati, perché la fisica è quella. Dopo di ciò non c'è niente di male, le tiene lì 10 anni. Dopo di ciò quello è uranio che puoi utilizzare. Obama non è che ha bloccato l'attività perché chissà cosa ha pensato, perché finalmente anche gli Stati Uniti hanno capito che dell'uranio, dell'elemento di combustibile,